scelta incredibile. Amici, siamo qui in autogrill, stiamo andando a Milano, non a dare via l'ano. Mi sono fermato, io di solito ogni tanto prendo sempre il Gratta e Vinci, e Milano con un po' di ano ha portato fortuna, 50 euro! La frase di Fibra, disco di platino, zio, vivo a Milano anch'io. Come avete visto nelle storie di Instagram, seguitemi su Instagram, sono la _ Cristina. Ragazzi, siamo arrivati a Milano, salutate e dite ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. L'entusiasmo, guarda, ci sono i piccioni anche qua. Non avevo mai visto Milano, è una cosa assurda. Adesso saluto tutti. Buongiorno. Raga, non c'hanno le cuffie. Ma come le cuffie? Una veneta a Milano. Cucca in studio. Oh mio Dio, ragazzi, no, cioè, ci sono murales dappertutto. Cos'è quella roba lì? Milano case. Oh, ma non si vede più un cazzo quando andiamo avanti. Ma c'è traffico. Vediamo se c'è qualche persona. Buongiorno. Direttamente dal Veneto. Compriamo casa. Eccolo. Sto mandando un audio. Ciao Milanet, buonasera. Cos'è la cassola? Cos'è la cassola? Con la murale sta dappertutto, ragazzi, meraviglia. Io qua, bellissimo. Ah, mio Dio. Allora, attenzione. Onda. Cosa ci fa la Suzuki al mare? Sta aspettando l'onda. Buongiorno. Allora. Cos'è la Chinatown? Guarda, murale sta dappertutto. Mio Dio, guarda. Guarda! Oh cazzo, non ho mai visto io delle robe del genere! Anche facce brutte, però che sono? Non devo salutare tutti qua, Stefano! Stefano, ho paura! Ma io qui voglio salutare tu! Mamma mia, quanti marocchini! Mamma mia! Ma cos'è questa? È la conetta della tana. Che figo! Lo chatouche! Tá bom. Fiori, butto crisantemi. Ringraziando la VFL Sport. Siamo qui oggi a Milano, una veneta a Milano, direttamente dalla Turan, che è ancora fermi. Dimmi. Gente, faremo come il Veneto imbruttito. No, col cazzo, non nominarmelo, ti prego. Mamma mia, oh, magari gente fa paura qua. Rivolta! Facciamo la rivolta anche stavolta a Milano, senza dare via l'ano. Guarda! Oh mio Dio, murales. Ma cosa? Dove? Dove? Cosa? Ma con l'altro davanti, non vedo un cazzo! Fatelo! Bene, fate una cosa. Vai, pronto! Buongiorno, una veneta a Milano! Vai! Fatelo bene, meglio, mi casca la videocamera sopra il finestrino. Mamma mia, qua c'è la metro! Oh mio Dio, guarda che bello! Oh, che figo! Ma vede figo Milano, ragazzi! Vedo una cappella là! C'è una cappella. È piccola, noi abbiamo. Partendo, via, verde, via. No, ma adesso da fermi. Assurdo. Ah, ma era il panda! C'è il panda a Milano, c'è il panda. Ecco il panda a destra. Mamma mia, che casino. Che cazzo, suoni. Ciao! Possono tipo mettermi al fresco per casino nel luogo pubblico? Buongiorno! Una veneta a Milano, scuole come una. Mamma, che adesso o mi chiamavo tipo un asilo e me scuoglio era tipo un asilo qua che parfì le colonne dei musei. Cos'è che c'è? Occhio che madonna beata che vado in braccio a Stefano. Guarda il bambino con il motociclo, no, col carrettino, che cazzo è? Allora anche qui ci sono le ca verdi, il mio ex aveva la ca verde, me lo catto anche a chi? Non è possibile! Exi shop, si Cristina, non Sabrina, Stefano! No, questi non li saluto. Buongiorno! Se questo video non fa tipo 100.000 visualizzazioni, ma se non le fa minimo 100.000 per la figura di merda che sto facendo. La galleria, guarda che bella, che romantico! Wow! Anarchy, what funk! Planet Funk. I want to venture in WhatsApp. Che spusso da tutto fuori che da sano. Quali? Dove? Oh, che massa roba da vedere, sono lì fuori col cervello. Sushi gratis per la Cristina. Buonasera, buongiorno a tutti. Ma io non urlo a Mediaset, urlo nei miei video. Perché? Seguite la Cristina. I Meliga. Ma vi drogate. Ma siamo passati anche prima di qua. Oh, ma che bello. Disco di platino, zio, vivo a Milano anch'io. Guarda quanta mamma mia. Una veneta!
Mamma mia che aria, io non ce la posso fare, la giornata sarà molto lunga ragazzi, vi avviso. Oh che bello. Guarda qua i venditori ambulanti, non so poi mica fare sta roba, fioi. Guarda che bello. Downey Plaza. Qualcuno che riconosce la Cristina. Gioia. Mai una gioia è a Milano. A Milano troviamo il bar Gioia. Buongiorno, mamma mia i militari, mamma mia che tocchi dei fighi militari, che buon coconetta, finì che prima. Il caffè della Peppina non si beve alla mattina. Siamo arrivati sani e salvi a Milano. Ciao Saverio, ciao. Ricordo più che roba bianca. Alessandro. Sai che noi, Alessandro e Valentina. Alessandro e Valentina, me lo ricordo. I militari. Il tassista di Milano Davide è qui con noi, ma guarda quante robe che ha davanti. Guarda, il Papa che si muove. Il Papa che si muove. È la prima volta che vengo a Milano, È la prima volta che vengo a Milano, sì. Ma dicevi che Vips hai avuto qua allora, come ospiti io ho portato nel tuo tax. Teocoli, vabbè. Teo Teocoli, un grande. Albano, poi la signora Milva. Milva. La cantante Milva. Adesso. Però può essere che non la porta bene, che non porti la crisi. Quello che ha fatto Platoon. Platoon. Tutti tranne quello che piace a me, cioè Fabri Fibra. Fabri Fibra? Niente, porca miseria. Io sono, ti spiego, sono una veneta che sono sempre stata in campagna, o massimo ho visto solo Padova per dirti, Padova, no? Vai. Io vengo qui, io sono nel guarda mondo. Verticale. Dove? Dietro. Dove? Guarda, dove? Là. Quella è la torre dell'Unicredit. Maria! Sulla destra. Sulla destra. C'è il bosco verticale. Il vedi? Bosco? Casa oddio! Di alberi. Eccola, vedi? Quella è una zona di Vips. Davvero? Abitano un sacco di giocatori. No, Fedez abita lì in, alla fiera, a City Life. Quindi lì ci abitano i Vips. Tutta una zona. Qua facevano il circo. Cazzo quando è? Ero bambino io. Oh, il circo. Circo Orfei, circo Togni. Oddio, guarda che razza adesso roba. Adesso stanno sistemando tutto e viene fuori un parco pazzesco. Ma cos'è quella roba lì? Quello lì? Che cos'è? Quello è tutto un... dove fanno convegni. Insomma, è una galera però un po'. Oh, guarda che realtà. Cieli! Artificiali. Guarda! Che figata! Questa è la residenza solaria, qua sono solari. Tutti appartamenti. Quanto costa un affitto a Milano? Un affitto? Ci vogliono per abitare qua, gli devi lasciare giù almeno un 3.000 euro al mese per un buco. Quindi se io volessi venire a abitare a Milano mi consigli? Puoi venire ma non qua. Questa è la sede italiana di Amazon. La sede italiana di Amazon, ragazzi! Comprate la felpa UFL! Comprate la felpa guarda il primo giardino che vedo a Milano! Ma sai quanti ce ne sono? Davvero? Adesso te le faccio vedere il Parco Sempione, vedi quante grosse! Dall'alto? Dall'alto? È piena di giardini, non è una città fatta solo come la vogliono far vedere di cemento e basta! E qui a Milano? Sì, 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 da tanto tempo? Sono nato qua! Sei nato a Milano? Io sono nato a Milano. E ti immagineresti di andare ad abitare da un'altra parte? Non so. Magari al mare, ma nella vecchiaia. Cioè. Al mare. Al mare. E qual è il mare qua vicino? Devi andare in Liguria. In Liguria. Alberi, ci sono, attenzione che facciamo. Questo qua è il negozio. Questa è la zona dove c'è la sede della Microsoft. Dentro. Bravo, bravo, adesso dove te lo porto? Ma che mega scooterone! Sbirri, perché io li trovo ovunque, io i sbirri comunque. Da Martini! Questo è Corso Garibaldi. Corso Garibaldi, ragazzi, guardate. Quello è Corso Como dove fanno sempre vedere, sai, la Milano di notte. Oh mio Dio, vedi, questi qua sono i due palazzi. Che della la Fondazione Feltrinelli. Il primo blocco, che è quello più piccolo, è Feltrinelli. Feltrinelli. Tutto il resto l'ha fatto Feltrinelli, ma l'ha preso Microsoft. Ok. Tutto il blocco di Microsoft. Ci sono murales scritte più promiscuità, no Expo, ecco. Ecco, all'Expo ero venuta Milano, io. Milano è una città, diciamo, molto politica. Comunque. Ero venuta all'Expo, ma un giro in centro a Milano così non... Politica perché ci sono tutte le sedi più importanti dei giornali, tipo il Corriere della Sera qua a Milano. Ricordatevi la metropolitana, linea 3, la prendete per capirci. Allora, questa è City Life. Noi siamo qua. Big qua, City Life. C'è la zona. Vedi che c'è già tra. C'è l'arena. È l'arena civica. L'arena.
Sì, questo. Ma ci sono i cavalli? No, sono cani. Questo è tutto il parco Sempione, eh? Sempione. Ma il punto è, per tornare indietro noi come cazzo facciamo? Con la metro. Prendiamo la metro in Duomo e scendiamo a Sondrio. Ah, ecco l'attore, William Defoe. Defoe? Ma si è spenta la macchina? No, questa qua è elettrica. Ah, ti elettrica. Spegni. E quanto dura una carica? Dipende dalla... da quanta batteria c'è. Ma si carica con l'USB? No, a pedale. Wow. Ma io devo dire una veneta a Milano, porca miseria, ho urlato tutta prima in macchina, mi hanno riconosciuto le persone. Quando andrai su YouTube a cercare la Cristina. La Cristina. La Cristina, troverai. Sono la Cristina, sia su Facebook che su YouTube, troverai le mie. Guarda che bello! Cos'è? Un tandem con la Milano City? Ma siamo in centrissimo qua. Sì, qua siamo nella zona del castello, Qua ho girato un sacco di film comunque sia, Che film? Perché si presta bene la zona. Oh mio Dio. Vedi, qua stanno sistemando. Sistemando? Per far cosa? Perché qua col salone del mobile che inizia a breve. Andiamo al contatto della Red Bull. Posso salutarli? Il giardino di inverno. Ma che roba. Ragazzi, oddio. Roba. Assurdo. Pensa a Padova. Bellissimo. È il monumento Ago e Filo. Ago e Filo. Identifica Milano nel mondo come città della moda. Perciò città della moda. Ma stai scherzando? Cioè, l'ago che è infilato, diciamo, nella strada per cucire. Vedi, e chi l'ha fatto parte, quella roba lì? Vedi dall'altra parte che c'è il nodo del filo. Assurdo. Perciò fa passare come se sta cucendo la strada. Assurdo. Ma chi è che l'ha fatta sta roba? Ma credo Pomodoro. Pomodoro? Sì. No, Gio Pomodoro. Comunque troverai questo video tra qualche giorno, magari te lo manderà Stefano, se lo pubblicherò nel mio canale YouTube. A bordo di un taxi 8585 di Milano, 85. Che è il radiotaxi più vecchio d'Europa. Va? Non prendete Uber, prendete il taxi. No, Uber, taxi. Okay? Uber costa di più e non sanno le strade. E non spiegano come i tassisti. Sì. Ok. Qui ho il cicerone che mi fa la guida. Chi è quello là a cavallo? Ribaldi. Però ci sono personaggi carini qui a Milano, sì, sì, sì. Porca miseria. Devo dire, non Gesù. Tutti. Dove hai visto Gesù? Qua corrono tutti. Ci sarai nel prossimo video della Cristina. Anche c'era tutta la città. Maratona l'ha fatta settimana scorsa. Ti portiamo Lexus. Devo portare i miei figli allora. Sì. La campana. C'è la campana. Ma non ci credo. C'hai la campana. Riprova. C'ha la campana. Tom'è dove? Bellissimo. Fantastico! Ma il dico, sai dove siamo qua? Questo è il palazzo bellissimo. Della borsa. Il palazzo della borsa. Sarebbe Piazza degli Affari. Ma siamo arrivati praticamente. Questa è Piazza degli Affari. Il dito! E quindi? Questa è dove ci sono i soldi. E quindi siamo arrivati? No. Questa è Piazza degli Affari. Piazza degli Affari. E che affari, ragazzi? Telecom Italia. Telecom Italia, informazione gratuita. Attenzione! C'è per quello che gira. C'è per quello che gira. Ma perché hanno messo davanti il dito medio alla sede della cosa? È una provocazione. È una provocazione. Della Banca d'Italia. Sono tutti i diti. Uno speziale degli anni. Un noleggio. NCC, noleggio con conducente. Settembre apre quella catena americana che c'ha a New York, Starbucks. Davvero? In effetti devono mandare via le dita. Ah, poverino. Acqua azzurra, acqua chiara. Con le mani posso finalmente. Davvero? Com'è che si chiama? Simo Juve. Andate a vedere il canale di Simo Juve. Oh mio Dio, il Duomo, ragazzi, il Duomo! Non ci credo! I militari. Vabbè. E poi il Duomo, i militari. Buongiorno! Una veneta a Milano direttamente! A posto siamo arrivati? Siamo arrivati! Ah, allora, fantastico! Ragazzi, Victoria's Secret. Ciao, lo conoscete?
sei? Non lo so neanche io. Dragostea, Dragostea di Intei, Zuma, no, no, Intei. Mi dico sempre, no, Dragon Steak. Steak? Stick, perché steak è bistecca. Okay. Giusto. Stavo pensando al significato del tuo esatto, nome. Esatto, no, è bistecca di drago, non chiedetemi come mi scelgo il nome, che lasciamo stare. Beh, le dici, vuol dire qualcosa ai miei sì, ragazzi, oggi c'è la Cristina qua, mi raccomando. Al like, a questo video, ragazzi, tanti like a questo video, commentate con hashtag Duomo. Duomo, perché Duomo. C'è perché il Duomo, sono... perché ecco. Siamo al Duomo di Milano. Con Dragon Steak. Steak. Dragon Steak, adesso esatto. Ho detto giusto. Allora, qui troviamo Cracco che ha aperto il ristorante con l'Apo Elkan. Guardate che meraviglia. Una margherita, 20 euro. Una margherita? 20 euro. 20 euro, quindi col cazzo. Dove sei andati altri adesso? Sparì, eccoli qua. Da ammirare ancora. Qua c'è la Feltrinelli, Prada. Dove sono le palle del toro? Prada, no Panda, cazzarola. Versace. Versace è un altro gotto. Prada, non Panda. Dov'è che leggi Panda? Panda e la Salvini, negozio di Salvini. Salvini, negozio di Salvini. Andiamo a fare, andiamo a toccare i coglioni del toro. Prada anche là. Quanti negozi ha Prada? Sono qua le palle del toro. Dove sono le palle del toro? Il Louis Vuitton, ragazzi, il Louis Vuitton. Hai cercato dove sono le palle del toro? Sì. Vediamo se si vede. Qui c'è la Ferrari. Cosa hai trovato? Ho trovato Gigi D'Alessio. Hai trovato Gigi D'Alessio? Push it. Comunque mi Stefano Suagra, mi te lo dico. Devo mostrarvi dove sono. Negli studi della Mediaset. Eccola là. Mediaset. Adesso entriamo per andare a fare il pubblico delle Iene. Se le sue parole sono state condivise da una parte del popolo juventino, dall'altra sono state anche critiche. Molta fatica a capire cosa volesse dire il portierone quando dice che l'arbitro doveva essere più sensibile e non fischiare quel rigore. Non ne voglio parlare. Dai Gigi, però non ne voglio parlare di questa cosa. Quando avrò voglia di parlarne, parlerò. Cioè, a uno che vive lo sport nella pienezza, nella quale lo vivo io, di essere equilibrato, perché alla fine erano pensieri che ridire magari con un altro tipo di linguaggio più civile, però il contenuto di ciò. Qui siamo nello stabile della Mediaset, appena finito la puntata delle Iene. Oh, che belli! Ciao Stefano. Ciao Saveri. Ciao Milano, torniamo a Padova. Ciao, torniamo a Padova. Ciao, Padova. Fake news. Una veneta a Milano puntata terminata. Ora adesso beh, perfetto. Una grinta incredibile. Una grinta incredibile la cristina. E niente ragazzi, una veneta a Milano si conclude qua. Andiamo a casa. Ciao Nadia, ciao a tutti. Oh, okay.